Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale in questo nuovo video molto speciale, ed è anche il primo video speciale che esce sul canale relativo al derby degli youtuber, perché da anni, dall'ormai lontano novembre 2016, siete abituati praticamente due volte all'anno, almeno due volte all'anno, a gustarvi edizioni relative a sfide tra Roma e Lazio, a Inter e Milan nell'ultimo caso. E beh, come avete letto dal titolo, non posso nascondermi più di tanto, oggi vi regalo i gol più belli segnati fino ad ora. Lo faccio per più motivi, un po' perché mi sembrava il caso di radunarli finalmente dopo appunto svariate edizioni, 8 totali compreso appunto Inter-Milan. Motivo 2, non so e nessuno di noi sa se a gennaio riusciremo a portare il derby degli youtuber tra Lazio e Roma, chiaramente per motivi di Covid. Noi facciamo il tifo perché si risolva il prima possibile la situazione e quindi perché si possa anche non a porte chiuse e quindi tutti insieme divertirci e fare un evento meraviglioso, ma fino a quel momento non possiamo saperlo, e quindi preventivamente scelgo di portarvi questo video qua per riapprezzare le vecchie glorie di derby meravigliosi e gol soprattutto meravigliosi. Ovviamente mi piacerebbe avere il massimo supporto da parte vostra, lasciando magari un like, iscrivendovi al canale se siete nuovi, altrimenti se siete iscritti attivate naturalmente la campanellina per rimanere aggiornati su tutto e seguitemi su Instagram per rimanere più in contatto con me, anche perché già ieri sapevate dell'uscita di questo video. Altra cosa, prima di partire, oggi è venerdì e come ogni venerdì che si rispetti è la vigilia della giornata poi di Serie A. Quindi voglio fare un giochino con voi molto rapido e poi naturalmente partiamo, ricordandovi semplicemente che in descrizione vi lascio Super 6, che vi offre la possibilità, indovinando i risultati esatti delle 6 partite scelte dal sito appunto per questa giornata, in questo caso Inter Bologna, Parma Benevento, Roma Sassuolo, Udinese Atalanta, Crotone Napoli e Samp Milan, di vincere un diamante dal valore di 100.000 euro, che come vi ho già detto non vi verranno assegnati da me perché non ho una lira, ma comunque è tutto gratis, quindi non serve che siate ricchi per partecipare. L'unica cosa è che naturalmente dovete essere maggiorenni, ecco, questo è l'unico piccolo criterio essenziale per partecipare. Detto questo però, vi invito a mettervi comodi, patatine e popcorn. Io vi lascio a questa carrellata di gol meravigliosi in cui sentiremo anche i pareri dei protagonisti. Chi ha segnato quel gol ci dirà cosa ha pensato, cosa ha provato in quel momento, ci racconterà chicche particolari. Insomma, davvero godetevi il video e noi ci rivediamo tra qualche minuto alla fine per tirare un po' le somme. Godetevi lo spettacolo! Quello fu un gol molto importante. Ecco, forse merita più per l'importanza che per la bellezza. Com'è? Ah, cioè, credete che l'ho inserito soltanto perché altrimenti non c'erano miei gol? Vabbè, non è colpa mia se prendo soltanto pali durante il derby, ragazzi, oppure segno sul rigore, è sfortuna! Però quello comunque fu un gol bello, ecco, no, ci tengo a sottolinearlo, perché non è semplice come sembra. Gol bello perché fatto col piede debole, perché io sono destro, invece con poco angolo, e si vede anche se l'inquadratura all'inizio, i primi derby non era proprio il massimo, no, come invece è adesso. Però ci fu quel controllo e conclusione di sinistro con poco angolo, con Ferrix che, voglio dire, la porta la copriva bene, anche perché in partita aveva già fatto molte parate importanti su di me. E poi c'è l'importanza di cui parlavo, eravamo sotto di 2, segnò 2 gol Sespo, tra poco li vedrete, e quel gol riaprì tutto, 9-8, e poi ci fu il 9-9 di Zlatan e così finì il primo derby degli youtuber. Ragazzuoli, che dire, intercetto palla, vado avanti, dribbling secco e poi col piede debole, anche se debole, non c'è un piede debole su Sespo, gol. E dice, sta proprio bene Sespo, gol vicino. Comunque, a parte quello che era il gol del 9-7 e lì ho chiuso la partita perché stavo proprio a fine partita, volevo anche dirvi che prima stavamo pari e ho fatto anche il gol dell'8-7, praticamente mi arriva una palla a centrocampo, avanzo e poi una silurata di destro. Non vedo l'ora di giocare un nuovo derby youtuber per far vedere che sono ancora fortissimo. Bravo! Bravo Ale! Los
lo so cosa starete pensando adesso che mi rivedete. Che ce stai a fare qua? Non hai segnato te, hai fatto l'assist. Vero? Posso dire, anche salutando affettuosamente Aliuk, che non fare quel gol lì era difficile. Sono qui io perché effettivamente qualcosa da dire in breve ce l'ho, nel senso che ricordo bene anche quel gol. Quello fu un derby particolare, intanto il primo che abbiamo vinto, l'unico anche. Ma poi soprattutto io mi feci male da solo, ci tengo a sottolineare questa cosa, mi ruppi il polso, lo scopri 2 ore dopo la partita, ma giocai con il dolore al polso per tutto il match. E compreso l'inizio del secondo tempo, quando Zlatan sul recupero palla proprio di Aliuk mi servì, qualsiasi giocatore avrebbe calciato da quella posizione. Invece io, vedendo l'inserimento da parte di Aliuk, che meritava perché poi aveva recuperato lui il pallone, pensai proprio così istintivamente di consegnargli poi un gol che ci permise di prendere il largo in quello che poi, torno a ripetere, è stato il nostro unico derby vinto, quindi ha un sapore particolare. Ancora a lanciare lo zoccolo duro, sempre per Brogna, che adesso ha preso fiducia, ha trovato già il gol, vuole di nuovo il mancino, che è un assist per Lazza! E questo è grande calcio, tripletta per Lazza, assist e gol per Brogna. Ho visto Dani da solo in attacco, io volevo dargli qualche supporto in attacco in qualche modo, mi sono buttato dentro a mille veramente, ho iniziato proprio ad urlare Dani, lui veramente mi ha messo una palla perfetta, sono arrivato con la punta ad anticipare il difensore e l'ho messa dentro. Subito vuol dirvi che da fuori può sembrare per noi una cosa banale, ma noi il derby lo sentiamo tantissimo, nel senso, se perdiamo ci rode in una maniera assurda, se vinciamo siamo felicissimi. E questo gol per me è stato molto molto importante. In questo tiro ci ho messo tutto, ho detto: senti, io tiro una mina, la palla dove va, primo palo, secondo palo, non mi interessa, l'importante è che entri. Veramente c'è stato un filtrante di Zlatan assurdo, mi ha visto bellissimo, il movimento anche che gli ho fatto è stato bello, è stata una bellissima azione dal recupero fino al filtrante al tiro, è stato veramente veramente bello. Sono veramente felice di aver fatto parte di questo progetto fin dall'inizio. Ho visto proprio le fondamenta, siamo passati da essere pochi ad essere tantissimi sugli spalti e ad invitare comunque youtuber molto molto importanti, e di questa cosa sono veramente contento e ringrazio Federico comunque di avermi dato tutta l'opportunità di ogni anno di rendermi partecipe del derby degli youtuber. Il gol lì lo ricordo, certo che lo ricordo, anche perché era il primo derby che facevo di calciotto e quindi c'era tanta voglia da parte nostra di vincere. E niente, questa punizione, metto il pallone lì, vedo che loro avevano paura della mia botta che è famosa in tutta Roma, ho detto vado sotto la barriera tranquillo, il portiere non la prende mai e fortunatamente è andata così. Con Gabri che conduce un assedio finale, cerca il tocco, ha chiuso Lollo ma insiste Gabri col sombrerone. Melsi cerca un tocco dentro con la palla che non filtra, Melsi difende col corpo su Yas, poi colpo di tacco efficace, Marreddu dentro il pallone per Cardone, destro di Cardone, incredibile, ha rimontato l'Inter. Raccontare il gol nel derby dei youtubers è sicuramente un qualcosa che ancora mi emoziona. Quella partita non dovevo nemmeno giocarla e mi è capitato nel momento più importante della partita, la palla più importante della partita. Peccato per come è finita, perché passati dalla palla più importante della partita al rigore più importante della partita, l'ho sbagliato, l'ho tirato in curva, quindi alla fine non è servito a nulla, però un bel ricordo sicuramente. Milan ha tenuto bene dal punto di vista dell'attenzione, poi un unico errore e sono stati puniti, ma c'è ancora Brogna col gol del 6-2. Questa è la storia di un attimo, di una scintilla, di uno scambio di sguardi tra me e lo zoccolo duro. Io ero marcato da Mirko Mengozzi, che si era un attimo distratto. È bastato fare questo cenno che lo zoccolo duro mi ha disegnato una parabola incredibile, una sciabolata morbidissima,
e al resto ci ho pensato io. Attenzione, che gol! Mamma mia, assurdo! Se devo essere modesto, il gol più bello di ogni edizione che c'è stata del derby di YouTube. Secondo me sì. No, a parte gli scherzi, io provo sempre a fare queste cose un po' strane, cioè non mi piace giocare facile, mi voglio complicare la vita, quindi ci ho provato, di base ci ho provato, erano più volte che Gigi mi mandava profondo con la palla e quella volta mi sono ritrovato di spalla al portiere e ho pensato adesso la metto di tacco all'angolino. È andata là, è andata là, quindi figo, niente, questo. Sono proprio io, Valerio Mazzei, l'autore di quel gol. Vorrei dire un paio di cose. Uno, è stato un gol bellissimo, sensazioni favolose, e poi c'erano tutti i fan che ci stavano guardando e quindi incredibile. Ero contentissimo, non mi aspettavo entrasse, devo dire la verità, però soddisfatto. Insomma, vi sono piaciuti questi gol? Siete d'accordo con questa classifica? Ne avreste inseriti invece degli altri che mancano? Effettivamente i derby sono tanti e magari qualcosina abbiamo anche lasciato fuori. Però fatemi sapere appunto nei commenti tutto quello che vi ho chiesto. Mi auguro che l'idea prima di tutto vi sia piaciuta e che poi anche come è stata realizzata, insomma, vi abbia soddisfatto. Mi auguro di rivederci tutti quanti molto presto, come vi dicevo a inizio video, in campo. Quindi mi auguro di rivedervi a gennaio e poi qualche mese dopo per il ritorno del derby di Milano e con tanti nuovi format relativi a queste sfide tra youtuber che tanto amate. Detto questo, però, non posso che invitarvi nuovamente a lasciare un mi piace di supporto per il canale e soprattutto per il video se vi è piaciuto. Iscrivetevi, attivate la campanellina e condividete il video con amici e parenti se volete, insomma, fa piacere. Seguitemi su Instagram per rimanere più in contatto con me. Vi mando un bacione, come sempre, never give up, ricordatevi, anche in questo periodo storico molto complicato. E alla prossima, ciao ragazzi!